Salve, sono Antonio Frenda, ricercatore all'Istat, Direzione Centrale Statistiche Economiche presso il servizio SEC, che si occupa di statistiche strutturali, istituzioni pubbliche non profit. Il presente lavoro concerne la produzione delle imprese nazionali stabilmente organizzate all'estero. Il lavoro delinea quindi alcuni processi di creazione del valore della produzione all'interno delle imprese, evidenziati negli ultimi decenni dalle spinte trasformatrici della globalizzazione. Lo studio può quindi essere utilizzato dal decision maker pubblico al fine di comprendere le effettive strategie di corporate governance ed anche per delineare alcuni aspetti della governance globale di cui tanto abbiamo oggi bisogno. In questo lavoro, quindi, si presenta un approccio e una stima della produzione estera effettuata da parte delle imprese nazionali, nel nostro caso italiane, presenti stabilmente in altri paesi attraverso branch denominate anche sedi secondarie o filiali. Sulla nozione di stabile presenza all'estero, le diverse fonti amministrative e statistiche non convergono sempre. Infatti, le unità istituzionali che costituiscono l'economia di un paese e cui flussi e stock sono registrati in ESA 2010, il Sistema Europeo dei Conti, sono quelle residenti. La residenza è un luogo in cui l'impresa esercita attività e svolge operazioni in misura significativa per almeno 12 mesi. Tra le fonti utilizzate nel lavoro vi sono i bilanci di esercizio, che riguardano una ripartizione della produzione più ampia rispetto a quella delle unità estere meramente produttive. E questo quindi è un problema da affrontare. Tra le altre fonti utilizzate vi sono la regolazione outward FATS e i modelli fiscali IRAP relativi all'imposta regionale sulle attività produttive. In quest'ultima fonte, però, l'orizzonte temporale stabilito per l'individuazione delle attività all'estero è inferiore ai 12 mesi, mentre per esigenze previste da ESA 2010 l'orizzonte è pari ad un anno. La configurazione del conto economico di un bilancio di esercizio, effettuata a valore aggiunto, come si può vedere all'interno del poster, mette in luce come questo valore viene diviso tra i fattori della produzione che lo hanno determinato e l'impresa da un lato, le branch dall'altro, e ciò avrà quindi un impatto sulla stima del PIL settoriale e del mosaico di indicatori strutturali utilizzati per la comprensione della performance economica. La presenza di informazioni specifiche in più fonti ha permesso di affrontare le differenze definitorie tra le diverse fonti, appunto. Differenze relative alla tipologia di produzione e all'orizzonte temporale stabilito per l'individuazione delle attività non domestiche, al fine di definire un ampio dominio di unità locali, prive di autonomia giuridica, con presenza all'estero e controllate direttamente da un'impresa nazionale, da analizzare, monitorare ed aggiornare nel tempo. Per l'anno 2018 è stato possibile stimare un valore aggregato della produzione estera, considerando i diversi settori economici considerati, pari a circa 9 miliardi di euro, distribuito in particolare tra i settori delle costruzioni e del commercio, finanze, assicurazioni, servizi professionali e tecnici per le imprese. La ripartenza dell'economia passa anche da una migliore comprensione della dinamica produttiva globale ed interna, attraverso la trasformazione delle informazioni fornite dalle diverse fonti statistiche e amministrative in conoscenza del fenomeno, e questa è stata una delle principali finalità del presente lavoro. Grazie per l'attenzione.